Passeggeri bloccati al buio nei terminal, incastrati in voli che non possono decollare, dirottati altrove. Un parziale blackout dell'aeroporto di Atlanta intorno alle 13 ore locali di questa domenica ha mandato in tilt il traffico aereo statunitense. La corrente ha sparpagliato due volte e poi è tornata grazie all'alimentatore di emergenza. Ci hanno fatto uscire tutti e ci siamo sistemati qui. Oltre 1.100 i voli cancellati, 700 dei quali in partenza, 30.000 i passeggeri che hanno subito le conseguenze del guasto. A causare il blackout, un incendio, per motivi ancora ignoti, a una centralina della corrente sotterranea. Intorno alla mezzanotte, ora locale, la corrente è tornata e il traffico ha cominciato a normalizzarsi dopo ore di parto. La compagnia americana Delta ha annullato 300 voli. Le cose accadono e basta, la corrente è andata via, ok, ma non avere un piano B, nessuno che dica cosa sta succedendo, nessuno che ci guidi. Queste cose richiedono tempo e intanto non si riesce a contattare la compagnia aerea per prendere un altro volo. Questo è un disastro. L'aeroporto di Atlanta, con 104 milioni di passeggeri l'anno scorso, è uno degli scali più importanti al mondo. Le autorità locali si sono mobilitate per assistere migliaia di viaggiatori con pasti e alloggi in hotel.